E ciao a tutti e benvenuti in questo top 5 fucili d'assalto leggendari Jacobs. Come al solito tutte le armi saranno senza consacrazione. Partiamo quindi subito dal quinto posto dove troveremo la Mutant, un praticamente più che unico fucile d'assalto Jacobs che spara appunto un laser. Potremo trovarlo sconfiggendo il Fungan Gorger ai Cankerwood su Xilurgos, il boschetto diciamo, con un 15% di possibilità. E cosa fa quest'arma? Spara un laser continuo finché non finisce il caricatore che ha una precisione, diciamo, abbastanza schifosa e quando fate colpo critico riflette un proiettile normale verso gli altri nemici. Ora, il rinculo di quest'arma io non l'ho trovato particolarmente devastante, anzi, era abbastanza utilizzabile. Il motivo per cui è al quinto posto è che letteralmente funziona come un'arma viola jacobs in endgame ha poco danno mentre le altre armi su questa lista vedrete sono devastanti andiamo al quarto posto la posizione ha deciso di inserire il fucile d'assalto leggendario stone thrower fa parte del dlc3 quello bounty of blood e potrete ottenerlo sconfiggendo Cormash agli ashfall peaks appunto su gehenna Cosa fa quest'arma che potrete ottenere con il 50%, 50 di possibilità, quindi ogni 2 kill ne otterrete uno praticamente, è letteralmente l'arma Jacob's più classica, non ha alcun effetto speciale se non ogni colpo critico fa rimbalzare un proiettile verso i nemici. Ma quindi perché sta in quarta posizione? Perché ha un più che ottimo danno, 65.000 di danno base un assalto sono veramente tanti per un assalto che si basa sui critici è ancora di più e come state vedendo letteralmente i nemici fanno puff quando li colpisco però ci sono armi ben migliori in terza posizione ho inserito il clarvoyance che è letteralmente un upgrade del stone tower quindi lo potrete ottenere da Cricci a Core Seven su Xilurgos di LC2 con un 25% di possibilità e dovrà sempre essere congelante il suo unico nato negativo. Perché dico che è migliore dello Tower? Perché letteralmente lo Tower a livello di modello e di proiettili, perché lo Trower aveva 65.000 di danno, questo ne ha 100.000 a base e perché questa arma ha anche un effetto speciale. Quando andrete a fare un colpo critico, il proiettile andrà oltre a rimbalzare verso i nemici come al solito, a creare una mina sul bersaglio, che poi andrà ad esplodere facendo un danno che non è splash, purtroppo. Quindi, quest'arma è letteralmente lo Thrower con più danno e ancora più danno se fate colpo critico, non c'è motivo per utilizzare lo Thrower se. Avete la possibilità di utilizzare quest'arma, però essendo in due DLC diversi, li ho comunque inclusi nella top, sia mai che qualcuno di voi non li ha entrambi. Adesso parliamo di un fucile d'assalto estremamente difficile da ottenere e molto forte, il Becca. Lo potrete ottenere una volta per personaggio, non importa se siete in New Game Plus o no, quando completate tutte le cacce leggendarie di Hammerlock nel gioco base. Lui ve lo spedirà per posta. Completatele a livello 72 CAO 10 o l'arma non sarà a livello 72 CAO 10. Detto ciò, cosa fa quest'arma? Il proiettile principale che sparate si divide in tre dopo una certa distanza. Il danno è enorme di base, con quel per tre fa ancora di più. Inoltre, come al solito, i colpi si riflettono in caso di headshot. È un'arma estremamente forte, super consigliata su Flack, che... Vi consiglio di utilizzare se avete la possibilità di ottenerla e mi raccomando, state attenti quando la ottenete perché non c'è modo di ottenerla se non, come vi ho detto, oppure con degli eventi particolari come il mercato nero. Infine, il fucile da Stato Jacobs più forte del gioco secondo me, la Rowan Skull. La potrete ottenere sconfiggendo Pioggia Rossa alla Slaughter Star 3000. Con un 50% di possibilità, ma è molto difficile da ottenere perché Pioggia Rossa non è farmabile. Una volta che l'avrete sconfitto, dovrete rifare l'intero scontro sulla Slaughter Star 3000 per farlo riapparire. E cosa fa? Quest'arma, quando fate un colpo critico, farà rimbalzare due proiettili verso i nemici e vi ridà indietro due proiettili nel vostro caricatore, e questi proiettili che vanno verso i nemici non sono più considerati come proiettili ma sono considerati come sfere che fanno danno splash quindi è un'arma diciamo completa con danno critico, danno normale, danno splash e con un alto orateo di fuoco, alti danni, 61.000 di danno base che funziona molto molto bene con Amara, specialmente con Avatar Amara funziona bene con Flack. può funzionare con Mosa anche se non ve la consiglio insomma è un'arma che funziona su quasi tutto Detto ciò, cliccate qui per vedere la mia top 4 dei lanciarazzi leggendari COV.